Nelle settimane passate, nella sezione vlog di questo canale, vi ho parlato di questa modalità di scam che sta andando per la maggiore su Telegram, dove mi veniva offerto un lavoro pagato giornalmente con modalità di pagamento un po', per come dire, un po' sospette, tipo criptovaluta. Oggi non solo vi racconto la mia ultima esperienza con questo genere di scammer, ma vi racconterò di altre due esperienze in cui mi volevano scammare. Di cui una di quelle, come avete letto dal titolo, mi volevano incriminare. Eh sì, stavo per andare al gabbio. Fortunatamente, o sfortunatamente, non so come dire in questi casi, era tutto una frode. Ma procediamo con ordine. Adesso parliamo del primo scam. Questa volta c'era Madeleine, anch'essa una bella ragazza, che ripeteva sempre lo stesso copione. Ora, in questo caso io ho utilizzato una tattica che usano i Trilogy Media, che come vi dicevo sono degli youtuber americani che si imbattono in scammer ogni giorno. E una delle loro tattiche è quella di prendere in giro gli scammer. E in questo caso la tattica che io ho ripreso dalla loro modalità è quella di sbagliare di proposito il nome. Infatti, come vedete, si chiama Madeleine, io la chiamiamo Melanie, e le raccontavo come questo nome fosse bellissimo perché era quello che aveva la mia mamma defunta. Mia mamma sta benissimo e non si chiama Melanie, e manco Madeleine. Ora, a differenza della volta precedente, questa volta mi venivano dati dei soldi veri e non in criptovaluta. Infatti mi fu detto loro di dare delle coordinate bancarie in modo tale che io poi potessi ricevere il compenso. E allora io, indubbiamente, non volevo dare le mie vere coordinate bancarie. E infatti ho iniziato a dire se potevo prendere questi soldi in contanti, perché visto che mi fu detto che non c'era nessun contratto da firmare, quindi ho detto, beh, se tutto in nero, datemi questi soldi in contanti. La tizia mi risponde dandomi un indirizzo a cui recarmi, che si trovava a Londra, però mi sconsigliava di recarmi là direttamente, ovviamente, perché se no sarei dovuto andare una o addirittura due volte al giorno a ritirare il compenso. E ovviamente gli scammer non vogliono che tu ti reghi nel loro posto. Sono certo che quell'indirizzo fosse falso o comunque associato a qualche altra azienda che non c'entrava nulla. E io le ho detto, non ti preoccupate perché abito lì vicino, in pochi minuti io riesco a essere là con la metro. In realtà io abito a circa un'ora di volo, però vabbè, loro non lo sanno. Ovviamente la scammer mi sconsigliava di recarmi là in prima persona, perché se avesse accettato il loro lavoro mi sarei dovuto recare là una o due volte al giorno per prendere i soldi. Ma poi comunque non me le può dare a fine settimana. Io ho detto, non vi preoccupare, a me fa piacere recarmi là una o due volte al giorno, perché così ci vediamo e ti offro un caffè. Ovviamente io ci ho provato spudoratamente con la scammer di turno, ma ovviamente era solamente una tattica per sdeviare il discorso e portarlo dalla parte dove volevo io. Infatti a un certo punto la tizia si spazientisce e mi dice di smettere di giocare. Dice qualcosa in un inglese tra l'altro anche sbagliato, qualcosa tipo "you no play boy", una cosa di questo tipo. E io ho detto in inglese "no play but for play". Ora la parola "for play", che contiene la parola "play", tipo giocare come diceva lei, in realtà in inglese significa fare i preliminari. E i preliminari, appunto, di quando, diciamo, due persone fanno le cose dei grandi. E da quel momento in poi la scammer mi ha bloccato e lo ha fatto mentre io prendevo gli screen. Infatti gli screen che mi sono rimasti sono solamente questi qua che vi ho mostrato, perché nel momento in cui lei mi ha bloccato la chat è stata cancellata. E sì, questa è la colpa mia, perché io avrei dovuto farli man mano che la discussione si evolveva. Vabbè, imparo per il futuro. E adesso passiamo alla seconda modalità di scam. Venerdì stavo lavorando e ricevo questa email di questa azienda, si chiama BRT, che guarda caso ha lo stesso logo della DPD, in cui mi veniva detto che non erano riusciti a ricapitare il pacco perché non hanno trovato nessuno in casa per firmare la ricevuta di consegna, e che avrei dovuto cliccare su un link per fornire i miei dati. Sì, credici. Allora io cosa ho fatto? Mi sono munito di VPN, che non volevo rivelare la mia vera posizione, e mi sono anche munito di macchina virtuale con Windows all'interno per vedere dove portava quel link. Ho seguito un paio di passi, come potete ben vedere, ma alla fine poi ho interrotto e ho detto che basta, è tutta una strozzata. Non voglio perdere tempo, anche perché, come vi dicevo, stavo lavorando e volevo vedere velocemente dove sta cosa portava, e già avevo perso piuttosto tempo per settare la macchina virtuale, che già ce l'avevo configurata, però devo configurare la VPN, tutte queste cose qua. Sì, c'era della curiosità per andare a vedere dove quel link portavano, poi ho visto che portava una serie di passi, fai qua, fai là, il tuo pacco, sì, l'abbiamo trovato, tutte ste boiate qua. Non c'è alcun pacco. Se vi dovesse capitare anche a voi una cosa del genere, come fate a sapere se l'email che avete ricevuto è vero o non è vero? Prima di iniziare, non cliccate su niente.
Poi guardate il logo dell'azienda, se vi sembra sospetto, l'email è sospetta. Guardate anche l'email di per sé, se vedete ci sono delle cose sospette. Poi una cosa che dovete fare, che so che sembra banale, è di andare a capire se voi effettivamente stavate aspettando un pacco. E anche quando voi aspettate un pacco, vi dovete ricordare chi ve lo sta mandando. Perché questi scam fanno leva sul fatto che loro mandano centinaia di queste email e almeno uno che aspetta un pacco da quel corriere lo trova. Perché io non stavo aspettando un pacco, perlomeno non stavo aspettando un pacco da quel corriere, io stavo aspettando un pacco da Amazon. E qua nel Regno Unito Amazon, per la maggiore, loro non usano corrieri esterni. Inoltre, un altro campanello di allarme che penso che si applica solamente nel mio caso e in tutti quelli che come noi viviamo all'estero, è che l'email era in italiano, come poi avete ben visto. E io, abitando all'estero, non posso ricevere un'email da un corriere in italiano. E poi un'altra cosa da tenere in considerazione è che nel momento in cui mi arrivò quell'email in cui dicono che non hanno trovato nessuno a casa, io ero a casa. Ora, non so come funziona esattamente in Italia, ma nel Regno Unito, quando tu ricevi un pacco e non sei a casa, possono succedere tre cose. O te lo lasciano davanti alla porta, a me succede molto spesso, o ti lasciano una cartolina in cui dicono che non ti hanno trovato in casa e di andartelo a prendere al loro deposito dandoti l'indirizzo, oppure molto spesso, che è una cosa molto comoda, la lasciano a un tuo vicino. E anche in quel caso ti lascio una cartolina. E ovviamente io non so che io vi debba dire che in questo caso, andando alla porta, non c'era alcuna cartolina. Quindi, mettendo insieme tutti questi pezzi, potete ben capire se un'email è legittima o no per quanto riguarda un pacco. Ovviamente se voi ricevete un'email di questo tipo, non cliccate sul link. Io l'ho fatto in sicurezza utilizzando una VPN e una macchina virtuale. Il terzo scam è quello di cui vi parlavo nel titolo, ovvero che mi stavano a modo loro incriminando per reati veramente che non posso qua dire su YouTube, perché sennò YouTube si arrossisce. Purtroppo di questo scam non ho più l'email, perché io quando la ricevetti era sulla mia casella di spam, che Google ovviamente dopo un po' cancella in automatico e quindi non ce l'ho. Ma tuttavia sono riuscito a trovarne una molto simile online, perché ovviamente mica sono stato l'unico a ricevere una scammata di questo tipo. Come vedete da questa immagine, mi venivano contestati dei reati per quanto riguarda la visione di materiale di natura esplicita, per quanto riguarda, diciamo, persone che hanno un'età minore di 18 anni. Allora, disezioniamo questo PDF che, come vi dicevo, non è esattamente uguale, ma è molto simile a quello che ho ricevuto io. Intanto, la prima cosa che mi accorgo è che il PDF è di una bassissima qualità. Quello che voi avete visto a schermo era già di una qualità eccezionale. Ora, il PDF che ho ricevuto io aveva dei difetti, degli artefatti che vengono generati dalla compressione JPEG. Magari sulla compressione JPEG un domani ci farò un video nel dettaglio, però comunque quel genere di artefatti vengono introdotti in un'immagine salvata in JPEG in bassa qualità. Ora, questo PDF è anch'esso di bassa qualità, però quello che ho ricevuto io era ancora più bassa, a tal punto che mi stava venendo la cataratta. Il secondo problema, come potete vedere anche da questo PDF, non c'è un intestatario. Alla tua attenzione, di solito la polizia metterebbe nome e cognome dell'imputato, dell'accusato, dell'indiziato, no alla tua attenzione. E poi alla tua attenzione di cosa? Semmai alla sua attenzione. Il quarto problema è il font. Non so se voi avete mai fatto una denuncia o ricevuto una notifica dalla questura. Io sì. E di solito quelle lettere sono scritte in font tipo Times New Roman. Invece questa qua è scritta in Arial. Lo so che voi potete pensare che sia una cosa stupida, ma è una cosa da tenere in considerazione. Come scrivono le lettere la polizia reale? Inoltre, il documento prodotto dagli scammer è anche piuttosto colorato. Io, le lettere che ho visto della polizia italiana, sono tutti in bianco e nero. E poi qui sotto notate che c'è un nome. Basta cercare questo nome su internet per vedere se effettivamente esiste un signor tal dei tali che lavora presso la questura / commissario di polizia del posto X. Perché se esiste lo trovate. Altrimenti, se non lo trovate, anche quello è un campanello d'allarme. E poi, di questa cosa non sono sicuro, magari correggetemi nei commenti se sto sbagliando, però io credo che un poliziotto reale non si firmerebbe mai signor tal de tale, ma utilizzerebbe come titolo il suo grado, comandante, capitano, qualunque esso sia. Quindi anche per me questo era un segnale da tenere in considerazione, però
Se mi sto sbagliando in questo caso, fatemelo sapere nei commenti. E poi infine qui c'è l'ultima perla: capo della polizia e direttore generale della pubblica security. Ma dai, la pubblica sicurezza di sto cazzo. Al massimo avrebbero scritto in Italia la della pubblica sicurezza. E poi ovviamente hanno costellato il PDF di tutti sti loghi: polizia di stato, Interpol, vatte la pesca. Mi raccomando pinguini, state sempre molto attenti quando navigate online e fatemi sapere nei commenti le vostre esperienze degli scammer. La mia idea sarebbe quella di raccogliere le vostre esperienze e di farci un video apposito. E quindi, io per oggi ho concluso, state sempre sicuri online e non perdetevi gli altri video che porto su questo canale. Nella fattispecie andate a recuperare gli altri video in cui parlo dei tentativi di scam fatti o tentati di fare a mio danno su Telegram. E anche per oggi ho concluso, pinguini, e ci vediamo alla prossima. Ciao Kilu!